Salve e bentornati su Delizie Marocco. Oggi vi spiegherò come si fa a realizzare il famoso tè alla menta marocchino. È considerato la bevanda per eccellenza dell'ospitalità in Marocco e rifiutarlo viene considerato come un gesto scortese. Chiunque di voi è stato in Marocco, in particolar modo nei vari souk, di solito i negozianti offrono il tè come gesto di ospitalità. Ha effetti benefici, tonificanti e digestivi. In Marocco esistono diversi tipi di alternative alla menta, in particolar modo durante l'inverno, quando la menta è molto rara, come ad esempio l'assenzio maggiore, chiamato Shiba in marocchino, che fa un tè più amaro e concentrato. In effetti la produzione della menta avviene tra il mese di aprile e il mese di settembre-ottobre. In Italia è difficile reperire la menta fresca, potete acquistare nei vari supermercati invece la menta essiccata. Un'alternativa è quella di coltivarla in casa vostra all'interno di vasi o, se siete più fortunati, in un giardino. Adesso andiamo a preparare il tè, ma prima andiamo a prendere la menta che ho nel mio giardino. Dall'orto alla mia cucina. Per realizzare il tè marocchino abbiamo bisogno di foglie di menta fresca, tè verde cinese che potete trovare anche nei supermercati, quindi oggi è facilmente reperibile. Abbiamo e poi lo zucchero e la teiera marocchina. Se non avete la possibilità di reperire la menta fresca, potete acquistare la menta essiccata, chiamata nei vari negozi tendenzialmente chiamata nana. E naturalmente abbiamo bisogno di acqua bollente. La prima cosa che andiamo a fare è quella di mettere a bollire l'acqua. Adesso iniziamo a preparare il tè. Per realizzarlo, quindi, sono all'incirca 3 cucchiaini di tè verde, ovviamente dipende dalla dimensione della nostra teiera. Versiamo, andiamo a versare l'acqua bollente nel tè, nella teiera, circa un bicchiere di acqua circa, e iniziamo a lavare il nostro tè. Vedrete che adesso esce il colore molto più scuro. E laviamo per la seconda volta. Adesso aggiungiamo l'acqua bollente e lasciamo lo spazio necessario per aggiungere le foglie di menta e mettiamo il tè a bollire. Quando vediamo che il tè comincia a fare queste bollicine, questa schiumetta, vuol dire che il nostro tè è pronto. Ora andiamo ad aggiungere la menta fresca. Di solito io la rompo perché in questo modo può uscire tutto il suo aroma e sapore. Adesso andiamo ad aggiungere lo zucchero. Potete scegliere anche di non mettere lo zucchero per chi ne ha problemi, o potete sostituirlo anche con lo zucchero di canna. Il tè alla menta è preferibile anche senza zucchero, ma sta a voi e ai vostri gusti scegliere. Adesso lo lasciamo riposare per circa 10 minuti. Ora, dopo circa 10 minuti, vi faccio vedere la procedura per girare il tè. In questo processo ci permette, nel girare il tè, quindi di metterlo in un bicchiere e poi riversarlo nella teiera, consente anche non solo di girare la parte inferiore rispetto alla parte superiore, ma anche di sciogliere lo zucchero e quindi renderlo omogeneo.
Adesso lasciamo il tè all'incirca una ventina di minuti, un quarto d'ora, 20 minuti. Dopo circa 20 minuti il nostro tè è pronto per essere servito. Come vedete, si forma la schiuma in alto e il tè che ha normalmente questo tipo di colore. Si accompagna di solito insieme a dei biscotti e serve per allietare e addolcire la buona compagnia. Seguitemi su Delizie Marocco e nella prossima ricetta vi spiegherò come realizzare dei buonissimi biscotti e dolcetti da accompagnare al nostro buonissimo tè alla menta, al nana marocchino.